Il saluto più cordiale a voi tutti da Bruno Bellucci, presente quest'oggi al Giovanni Savoia di Bellegra. Ottava giornata del campionato di Eccellenza Girone B. Sul terreno di gioco i padroni di casa del Serpentara, divisa rosso-blu, opposti al Team Nuova Florida 2005, solita maglia a scacchi bianco-rossa. Le formazioni annunciate sono le seguenti: ospiti allenati da Andrea Bussone, in campo con Giordani d'Aprile Cassetti, Petricca di Bari Ponziani, Demofonti, Troccoli Matteo, Cristofari Tisei. Podio a disposizione del tecnico Bussi, Giardino, Nunzi, Cornacchia, Mirko Troccoli, Pascucci e Mucidi. Padroni di casa che rispondono con Mariosi, Proietti, Alongi, Apuzzo, Ranieri, Riccilo, Schiavo, Lustrissimi, Ventura, Denni e Spoletini. L'allenatore è il signor Mario Apuzzo, in panchina Gringari, Gori, Capuano, Biotti, Giustiniani, Mosetti e Filippelli. Ed è ripartito questo lancio lunghissimo su Spoletini, che ha toccato di testa con una conclusione, prima conclusione del match. Apuzzo, che poi ha crossato, si è girato il numero 9 Ventura, che ha tirato. Demofonti libero, tiro di Demofonti rimpallato, era in una posizione sicuramente molto interessante. Ancora Troccoli e pallone in fondo al sacco. Gol del Team Nuova Florida con Cassetti. Cassetti in gol al minuto 33, alla prima palla gol, praticamente alla prima occasione la squadra di Ardea si è portata in vantaggio. Gol di Cassetti al minuto 33. Parte il cross, Petricca al volo, palla di un niente sul fondo. Lustrissimi da Lustrissimi su Proietti, lancio in profondità, sbaglia l'intervento Ponziani, che però riesce a metterci una pezza. Conclusione di Ventura, sta spingendo adesso la squadra di casa, cross, colpo di testa, traversa e c'è una parata. C'è poi l'intervento in area di rigore. Con palla allontanata da Petricca, ci si lamenta con Giordani, che sta redarguendo il numero 9 Ventura, reo di una simulazione, e palla in fallo laterale. Giustiniani e pallone che termina a lato, disattenzione difensiva. C'è ancora Demofonti ancora al cross, bordata, Lustrissimi, tocco centrale per Denny, pallone ancora sulla destra, ancora un cross, ma ancora in direzione di Giordani, che questa volta si è fatto sorprendere. Giordani ha calcolato male questo cross, che gli è terminato beffardamente alle spalle. Pareggio dunque del Serpentara, nella maniera un pochino più inattesa. E scusate, ancora D'Aprile, che ha ricevuto il passaggio di ritorno. D'Aprile fila sul fondo, dovrebbe crossare, lo effettua in questo momento, e c'è un pallone. Giustiniani si libera, cross, tocco indietro, conclusione da pochi passi. C'è adesso questo lancio su Mucidi, conclusione di Mucidi, palla out, capitata sui piedi di Mucidi. Ancora un pallone respinto, ed in questo istante tutti negli spogliatoi. Finale qui a Giovanni Savoia. 1-1 tra Serpentara e Team Nuova Florida 2005. Situazione un pochino di emergenza qui al Giovanni Savoia, diciamo sta piovendo di brutto. Siamo in una postazione di fortuna con mister Andrea Bussoni al termine
di una partita, abbiamo già detto, molto molto sofferta, Andrea. Diciamo che oggi, insomma, si è rischiato grosso di perdere l'imbattibilità qui a Giovanni Savoia. Io penso qui ogni domenica tutte le partite rischi di perderla, poi il Serpentara gioca in un campo che è diverso da quello di solito si trova in Eccellenza. Noi eravamo partiti con un sistema di gioco, poi abbiamo dovuto cambiarlo dopo 10 minuti perché effettivamente o metti 4-3-3 o ti metti a 3 qui, perché se no non riesci mai a prendere la seconda palla. Poi siamo andati sopra, abbiamo avuto l'occasione del 2-0, loro invece hanno avuto 2-3 palle per fare l'1-1, sono stato bravo Giordani. Poi su un cross sbagliato la palla è andata sotto il 7. Quello che dispiace è che al 90esimo poi abbiamo avuto la palla con Mirko Troccoli, 1-1 col portiere. Fare i 3 punti qua era importante, comunque anche il punto ci sta bene. Benissimo, ci spostiamo idealmente già domenica prossima, Andrea. Un bel match, Nuova Florida-Pomezia. Un Pomezia che viene segnalato perdente oggi in casa contro il Morolo, per cui verrà con il dente avvelenato e forse, punto interrogativo, verrà anche con un nuovo tecnico. Ah, questo non lo so, e certe volte si cambia tecnico, ma mai è la squadra che non gira o solo la sfortuna, cioè va sempre a noi la colpa. Poi non mi interessa la situazione Pomezia, è una squadra che ha giocatori forti, noi sappiamo quanto sarà difficile, però sinceramente rispetto per tutti. Basta. Benissimo, grazie Andrea. Grazie. Diritto di replica chiaramente a Mario Puzzo, tecnico del Serpentara. Mister, abbiamo già parlato con l'allenatore del team Nuova Florida ed abbiamo convenuto sul fatto che oggi, insomma, qui si è rischiato grosso di perdere l'imbattibilità, una prova generosissima della sua squadra che, insomma, ha reagito alla grande al gol dello svantaggio. Sì, sì, no, ma io lo sapevo che era un'ottima squadra, me ne avevano parlato molto bene, non conoscevo l'allenatore, faccio i complimenti perché espone la squadra benissimo in campo. Ottime idee, la squadra poi si muove come vuole lui. Perciò sapevo di questo e la squadra gli avevo chiesto un sacrificio, un piccolo sacrificio in più, perché dovevamo affrontare la squadra in maniera molto più determinata. Primo tempo ci siamo riusciti in gran parte. Abbiamo subito quel gol, l'unico tiro in porta, poi mi sembra, se non vado errato, però sono stati bravi loro, un tiro in porta hanno fatto gol, la partita ci si era un po' trasformata. Nel secondo tempo ho visto veramente la mia squadra, la voglia di vincere, la voglia di ribaltare il risultato. Questo mi fa ben sperare per il futuro. Bene, mister, arrivano notizie, diciamo, anche clamorose dagli altri campi. Pomezia che sembra aver perso in casa contro il Morolo, Virtus Nettuno capolista che sembra aver perso. Un campionato apertissimo, un campionato combattutissimo, un campionato equilibratissimo. Sì, sì, no, ma tutte le domeniche io dico ai ragazzi che questo è un campionato, era da tanti anni che non vedevo più un campionato così equilibrato. Si può vincere e perdere in tutti i campi. Avete visto oggi la dimostrazione, se non facciamo quel gol, magari tu hai creato tanto, però avevi raccolto poco. Perciò secondo me in tutti i campi bisogna andare sempre con la massima concentrazione e affrontare la gara con la massima determinazione. Benissimo Mario, tanti auguri per la tua squadra. Grazie, okay, grazie. Ciao.